La presentazione dell'inventario avviene attraverso tre interventi. Faccio notare che i dati sono stati trasmessi al Segretariato delle Nazioni Unite ieri e quindi, diciamo, grazie ai potenti mezzi dell'ISPRA e all'ospitalità della Regione Lazio, riusciamo a presentarli esattamente il giorno dopo la trasmissione al Segretariato di Bonn. Il primo intervento lo farà Daniela Romano e riguarderà tutta la serie storica e soprattutto l'analisi dei trend di emissione dal 1990 al 2012. Prego, Daniela. Sì, buongiorno a tutti. Cercherò di dare una panoramica dell'andamento dei trend emissivi dal 90 al 2012, ultimo anno di riferimento del primo periodo di Kyoto. E abbiamo già visto che queste stime sono delle stime appena comunicate al Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite. E bisogna specificare però che la comunicazione dell'inventario nazionale delle emissioni avviene in due parti. Una parte che consiste in un formato di reporting, il Common Reporting Format, in cui si specificano non solo le stime emissive differenziate per gas e per settore, ma anche i dati di base e i fattori d'emissione che servono per le stime stesse. E in più c'è invece anche un rapporto, il National Inventory Report, in cui si riporta una descrizione delle metodologie alla base delle stime emissive ed anche l'andamento dei principali fattori che sottendono ai trend nazionali. Abbiamo visto come le stime ufficiali dei dati nazionali dei gas serra provengono da ISPRA, come specificato da un decreto legislativo. In questo grafico si vede l'andamento delle emissioni nazionali suddivisi per gas, per i sei gas serra, e si vede come dal 90 al 2012 si osserva una riduzione dei livelli totali. Questa riduzione avviene in tutti i gas, a differenza dei gas fluorurati, che per la loro natura sono invece in aumento, nonostante non siano ancora rilevanti a fine di una partizione sul totale, di una distribuzione sul totale. Considerando l'anno base 90 e l'ultimo periodo di riferimento di Kyoto 2012, il direttore ha già detto che le emissioni totali nazionali si riducono di oltre l'11%. Il periodo di Kyoto però deve fare riferimento a un livello medio emissivo 2008-2012 come conclusione e considerando questa media delle emissioni 2008-2012, la differenza tra l'anno base e il livello medio di questo quinquennio, la riduzione è pari al 4,6%. Vedremo però come per il computo del raggiungimento o meno del target di Kyoto non basta limitarsi alle stime emissive che vengono fuori da questi dati di inventario, ma è necessario anche aggiungere degli altri fattori che sono emissioni e assorbimenti derivanti da alcune attività di gestione forestale, nonché anche dei livelli di scambio di quote di emissioni di CO2 nell'ambito dell'Emissions Trading Scheme. Questo però farà parte delle presentazioni che seguiranno. Tornando ai livelli nazionali, in questo grafico invece i totali vengono suddivisi per settori emissivi e tutti i settori, anche qua, si nota come siano in decrescita, dall'energia ai processi industriali, ma anche agricoltura e rifiuti. Il settore delle foreste, invece, non entrando, almeno in questo momento, nel computo del totale nazionale, ha un andamento un po' altalenante, ma essenzialmente a causa della presenza o meno, dell'accadimento o meno di incendi forestali nei periodi di picco. Il settore più importante dal punto di vista emissivo è il settore energetico, seguito dal settore dell'agricoltura e dei processi industriali, e seguono poi il settore dei rifiuti e dell'uso dei solventi.
Adesso farò una panoramica delle emissioni totali per gas e poi per settore emissivo. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, esse contribuiscono per la maggior parte, provengono per la maggior parte dall'energia, dal settore dell'energia, e in questo caso, in questo grafico, ho suddiviso il settore dell'energia in combustione non industriale, industrie manifatturiere, trasporti, industrie energetiche. Viene evidenziato anche il settore dei processi industriali, mentre gli altri settori, rifiuti e rifiuti agricoltura, sono sommati insieme. E in tutti i sottosettori si osserva una decrescita del livello di emissione, tranne che per i trasporti. La CO2 è messa poi in evidenza, l'andamento della CO2 viene messo in rapporto all'andamento di alcuni indicatori energetici ed economici. Bisogna segnalare infatti che il PIL e anche il consumo energetico totale sono i fattori che in qualche modo contribuiscono all'andamento anche delle emissioni di CO2. Notando l'andamento delle serie storiche, dei trend di questi indicatori, si vede come nel primo periodo essenzialmente le curve di consumo energetico ed emissioni di CO2 seguono lo stesso andamento e quasi si sovrappongono, mentre invece si nota un disaccoppiamento delle curve a partire da dopo gli anni 2000, dal 2003, e questo è dovuto ad un cambiamento, ad uno shift di uso di combustibili, da combustibili a più alto contenuto di carbonio a gas naturale. E in più, negli ultimi anni, l'intensità emissiva, che è rappresentata dalla curva verde, e dove per intensità emissiva intendiamo il rapporto tra emissioni di CO2 ed unità di consumo energetico totale, decresce molto più velocemente del consumo energetico totale, e questo è in considerazione del fatto che per gli ultimi anni l'uso delle energie rinnovabili si fa e si è fatto molto più intensivo. Passando ora alle emissioni di metano per settore, il settore dei rifiuti è qui il settore più importante, e per il settore dei rifiuti si evidenzia una decrescita nei livelli di emissioni. Infatti, nonostante si riscontri un aumento nell'ammontare dei rifiuti che devono essere in qualche modo dismessi, la percentuale di rifiuti che va in discarica, quelli per cui si avrebbe un maggior livello di emissione, diminuisce a favore di un trattamento diverso dei rifiuti che può essere sia incenerimento che anche compost e altri trattamenti biochimici. Un altro settore rilevante per le emissioni, che determina le emissioni di metano, è il settore agricolo. E essenzialmente le emissioni di metano dal settore agricolo derivano dalla fermentazione enterica ed anche dalla gestione delle deiezioni animali. Per le emissioni di protossido di azoto per settore, invece, in questo caso il settore più importante e più rilevante è quello dell'agricoltura. E infatti esso contribuisce per il 73% con le emissioni di metano, che provengono in particolare dall'utilizzo di fertilizzanti chimici ed anche dalle deiezioni animali. In tutto il periodo 90-2012 si evidenzia però una decrescita per una migliore gestione delle deiezioni ed anche per un minor consumo di fertilizzante chimico. Questo è l'andamento dei gas fluorurati, che abbiamo visto essere l'unico andamento in aumento nel periodo considerato,
proprio perché questi gas sono stati usati come, come sostituti di altre sostanze che ozone depleting, e anche perché il loro utilizzo è aumentato di molto per l'uso di aria condizionata, sia nelle macchine che anche però in altri sistemi elettrici, e il loro utilizzo nei sistemi elettrici e poi anche il loro utilizzo in alcuni prodotti farmaceutici come aerosol. Venendo ora ad una breve caratterizzazione dei settori considerando i principali fattori che determinano l'andamento delle emissioni totali, iniziamo con il settore dell'energia. Il settore energetico, che è quello che pesa maggiormente sul totale nazionale, ha riscontrato una notevole diminuzione delle emissioni pari al 9%. E in tutti i sottosettori energetici si nota una diminuzione, dalle industrie energetiche anche in altri sottosettori. Questo perché principalmente abbiamo visto come il trend sia stato fortemente caratterizzato dall'andamento di alcuni indicatori economici, quale PIL e consumo di combustibile. Però dal 2004 si è notato anche una diminuzione dei livelli emissivi, in quanto sono state adottate delle politiche a livello nazionale ed europeo che hanno incentivato la produzione di energia da fonti rinnovabili. In più sono stati anche utilizzati per la produzione di energia, c'è stato un passaggio dai prodotti petroliferi al gas naturale, e soprattutto questo dopo l'entrata in vigore dell'Emissions Trading Scheme nel 2005. Negli ultimi anni, dal 2009, si nota un'ulteriore decrescita, in quanto la crisi per l'avvenire della recessione economica, della crisi economica, e questo è stato evidente soprattutto nelle industrie manifatturiere e nelle industrie delle costruzioni. Si è notato però a partire da quegli anni anche una delocalizzazione di alcuni settori produttivi che hanno lasciato il territorio nazionale, e non ultimo dobbiamo anche considerare un aumento di efficienza energetica nella produzione di energia. Gli unici settori sottosettori che hanno evidenziato un aumento sono stati il settore dei trasporti e il settore terziario e civile come riscaldamento. Qui si nota come la distribuzione della produzione di energie da fonti rinnovabili si è aumentata dal 90 al 2012, e sono specificate tutte le fonti rinnovabili, dall'idroelettrico al termoelettrico al fotovoltaico. E un altro fattore caratterizzante l'andamento del trend nel settore energetico è il consumo totale di energia. Infatti da questa tabella si vede come il consumo totale suddiviso per fonte primaria evidenzi un passaggio dai prodotti petroliferi al gas naturale, ma anche all'utilizzo di elettricità. Si nota anche un aumento delle fonti rinnovabili, mentre invece il consumo dei combustibili solidi rimane costante nel tempo. E un'ultima tabella per quanto riguarda il trasporto stradale, che mostra come ci sia un andamento in crescita delle emissioni dal 90 al 2007, che è dovuta essenzialmente ad un aumento del numero del parco circolante, quindi delle percorrenze totali e anche del combustibile. Dal 2007 invece le emissioni iniziano a decrescere, anche qui a causa della crisi economica, però non solo per questo, ma anche perché c'è stata una propagazione nel mercato di veicoli a basso consumo di combustibile per chilometro percorso. Nel 2012 in più si ha una riduzione anche in termini di percorrenze totali per le macchine a benzina e per i veicoli merci, e che determina anch'esso una riduzione dei consumi e conseguentemente delle emissioni.
Questo per finire i fattori che sottendono la spiegazione dei trend principali, diciamo che sottendono la spiegazione dei trend nel settore energetico. Per quanto riguarda i processi industriali, è il settore dove si nota, almeno a livello nazionale, un maggior decremento del livello di emissione, dovuto soprattutto a un decremento emissivo nell'industria chimica, all'introduzione di tecnologie di abbattimento per la produzione dell'acido adipico e nitrico, principalmente, ma anche a una diminuzione nella produzione dei metalli di materiali maggiormente inquinanti e con maggior calcare dentro, utilizzati nei processi di produzione di ghisa e d'acciaio. E in questa tabella si nota come si differenziano i diversi gas a seconda della sottocategoria industriale, prodotti minerali, industria chimica e produzione di metalli. La decrescita maggiore si osserva, come abbiamo visto, nell'industria chimica e in quella dei metalli. Passando all'agricoltura, anche qua notiamo una diminuzione dei livelli totali di emissione, e i fattori principali che spiegano queste riduzioni sono la riduzione del numero di animali, soprattutto i bovini, ma anche la variazione delle superfici coltivate e del tipo di coltura, nonché dell'utilizzo di fertilizzanti azotati. E questo soprattutto in seguito all'attuarsi di alcune politiche in ambito comunitario, come le CAP. E inoltre però bisogna anche tenere presente che negli ultimi anni c'è stato un notevole aumento del recupero di biogas da deiezioni animali, e questo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni totali. E da questo grafico si vede come il recupero di biogas trasformato in metano poi venga utilizzato per la produzione di energia elettrica o produzione combinata di energia elettrica e calore. L'effetto maggiore si ha soprattutto negli ultimi 3 anni. E l'ultimo settore è quello dei rifiuti, e anche qua si nota una diminuzione dei livelli totali di emissione, perché come ho già detto, nonostante ci sia stato un notevole aumento di numero di rifiuti da smaltire nel tempo, la quantità che invece va gestita in discarica è diminuita. Oltre a questo, però, c'è stato anche in questo settore, un aumento di metano recuperato, e quindi questo metano poi è stato utilizzato per scopi energetici. L'ultimo grafico fa vedere come il metano recuperato dalla gestione dei rifiuti vada poi ad essere utilizzato come energia nei processi energetici oppure nelle torce. E salto l'ultimo settore, che è quello del settore delle foreste, perché verrà trattato da Marina Vitullo nella prossima presentazione, perché essenzialmente nel totale emissivo che abbiamo considerato finora non viene conteggiato. E per terminare, questi sono i siti web dove si trovano sia i dati che alcuni rapporti non solo il National Inventory Report, ma anche altri rapporti sulle stime delle emissioni settoriali o meno. Sono il sito del Segretariato delle Nazioni Unite, l'UNFCC, in cui si trovano i dati ufficiali, il CRF nel formato di trasmissione, il National Inventory Report, invece il sito del nostro istituto, dove si trovano anche altri tipi di rapporti più di dettaglio a volte. Questa è l'immagine dell'ultimo rapporto da noi presentato.
Vabbè, ho cercato di fare un riassunto dei risultati, però bisogna dire che questi risultati sono frutto del lavoro di tutto il gruppo e i nomi dei colleghi poi sono specificati nel rapporto e ciascun collega poi è specializzato in un settore in particolare. Grazie.